Renzo Olivieri, a lezione da Zeman, un tecnico che resiste nonostante gli anni. Secondo lei cosa può insegnare Zeman a questi allenatori? Ma tanto, intanto un'idea, perché noi non è che andiamo a cercare di copiare schemi, sono conosciuti. Noi abbiamo bisogno di idee e di filosofie di gioco, un calcio italiano che ha bisogno di migliorare dal punto di vista dello spettacolo. Zeman è stato un grande maestro anche per la mia generazione di anziano. Io ho imparato molto da lui, ci sono stati due grandi maestri, un maestro di difesa che era Sacchi, un maestro di attacco che è stato Zeman. Poi abbiamo capito che le squadre non potevano essere spezzettate tra attacco e difesa, ma dovevano essere un blocco unico, questo certo, però venire a vedere un grande maestro credo che a questi ragazzi serva. A Renzo Olivieri quanto piace il Pescara di quest'anno? Molto, molto, perché ha un grande gioco e grandi interpreti, quindi una grande squadra. Secondo lei è la candidata alla vittoria finale di questo torneo di B, Olivieri? Il risultato di Padova vuol dire tanto, perché la squadra era in un momento che le sconfitte poi cominciano a pesare. È stata una partita tragica quella con Livorno, e questa è una vittoria che nell'economia del campionato, non tanto per i punti quanto per la mente dei calciatori, è una vittoria importantissima. Olivieri, come mai secondo lei in Italia si fa difficoltà a produrre calcio spettacolo? Cosa manca secondo lei? Perché siamo troppo bravi nel lavoro di opposizione al calcio spettacolo, per cui qualche volta non paga. Ci vuole coraggio. Per pensare al calcio spettacolo ci vogliono allenatori coraggiosi. Zeman è stato un allenatore di grande coraggio.